cosa volevo. In camera, please. Ok. Per prima cosa volevo chiedergli se ci parlava del suo film, insomma, visto che è tratto da un romanzo molto bello, appunto come si è accostato al romanzo e poi la genesi del film, ecco. First question was we know the film is based on a novel. How did you approach the novel, and how did you, think of the movie? Of making the movie and. Ellen Page had found the novel. Someone gave it to her in a bookstore, and I was working with her on something else, and she gave me the novel and said, "Patricia, what do you think?" And I read it, and I was completely bouleversée, overwhelmed. And I said yes immediately, and then started adapting it. It was a long novel with a lot of story, so I just took the last half. And from the point where civilization has kind of collapsed, and we don't know why. And then I just tried to make it urgent and suspenseful and terrifying and emotional. Semplicemente Ellen Page aveva trovato il romanzo in una libreria e stavamo lavorando insieme a un altro progetto, me l'ha proposto, me l'ha fatto leggere e sono rimasta completamente conquistata. Quindi ho subito detto sì, facciamolo e abbiamo appunto pensato di fare, quindi abbiamo fatto l'adattamento del romanzo. Ovviamente era molto lungo, quindi abbiamo pensato di prendere solo la seconda parte, cioè il film infatti parte dal momento in cui c'è quella civiltà è, diciamo, crollata perché, per questa mancanza incomprensibile della corrente. E, ho cercato quindi di fare il film, di renderlo, diciamo che fosse urgente, pieno di suspense, anche che mettesse paura, che fosse pieno di emozione. Ecco, qui siamo al Noir in Festival, sicuramente ciò che colpisce il suo film è l'atmosfera, che da un certo punto di vista può essere considerato anche un film dall'atmosfera noir. Here we are at the Noirin Festival, and in your film, we can say there is a noir atmosphere. Oh yeah? You believe that? Yes? Well, atmosphere is very important to me, and I think, yes, a sort of a dark, brooding, suspenseful atmosphere is what I was looking for, and that is definitely something I share with noir movies. As a director, tone is my job, right? That's my principal issue, and clear storytelling. But yeah, it's noir if you have a very expansive definition of noir. Sì, davvero, appunto, crede che ci sia questa atmosfera noir. Sì, mi sembra che a me piace creare un'atmosfera oscura, minacciosa, piena di suspense e credo che in questo il film possa dividere con il genere, diciamo, questo aspetto. Credo che come regista, oltre al fatto di raccontare in maniera chiara, in maniera lineare una storia, il tono sia molto importante. E infatti, se assumiamo che, diciamo, il noir, cioè, se allarghiamo un po' i confini del genere, diciamo, credo che sì, posso rispondere di sì alla sua domanda. Ecco, l'ultima cosa, se è legata in qualche modo al genere noir e se quindi pensa di poter poi in futuro fare un film ancora più noir rispetto a questo, o comunque se i suoi prossimi lavori saranno sempre su opere comunque al metà tra la realtà, la fantasia, il fantasy, com'è anche questo film. Since this movie has some connection with noir genre, do you think you might be shooting films in the genre in your future, or maybe operate more on works on films that are on between reality and fantasy as this one? I have many colors in my palette. I really do. I have to keep myself excited. I don't. I need to be
confronting the new all the time. This one has a slight sci-fi element, I mean, or speculative fiction, you could call it. And I'm attracted to that, actually. I realize Under the Skin and Ex Machina are movies that satisfy the magic realism that I love, and yet they have potential for comment on society. So that's a genre. But the next one I'm doing is historical fiction. It has moments of magical realism in it, but it's essentially a historical fiction. I don't know what I'll do after that. I think something I'm writing right now is it's like nothing you've ever seen. Surprise. But I love actually dealing in this movie to have a darker tone was really thrilling for me because I like comedy, I like things that make you laugh. I find it's a very effective way to communicate. But this one is less comedic and more somber and lush. So that's thrilling to me. And that's I guess those are noir aspects. So yes, maybe. I have no strategy. I have no agenda. I respond emotionally to the material that I write or comes to me, and there I go. Ma ho molti colori nella mia tavolozza, per così dire, quindi mi piace tenermi, come dire, essere interessata a qualcosa, trovare qualcosa di nuovo. Credo che questo film abbia una leggera tono, diciamo, da fantascienza, più che altro parla di un futuro che possiamo immaginare. Quindi mi piace che sia venuta fuori comunque questa atmosfera oscura, mi piace il realismo magico, però anche il commento sociale che c'è nel film. Il prossimo film sarà una fiction storica con anche momenti di realismo magico. Non so dopo di questo che cosa farò. Attualmente non ho dei piani precisi. Comunque sono contenta che nel film si senta, si veda questo tono più oscuro, un po' più diciamo preoccupante, ecco. Mi fa molto piacere, diverso da altri film che ho fatto dove, diciamo, mi piace molto la commedia, quindi diciamo più leggeri, più con un'altra atmosfera. Però appunto se questa invece questa atmosfera oscura è venuta fuori, questa cosa mi soddisfa molto, e chissà, magari in futuro potrei continuare su questa linea, però non lo so, perché non ho piani, non ho piani precisi, non lo so. Thank you. Thank you, Luca. Thank you.